Paesi vaghissimi è anche il titolo del catalogo a cura della curatrice della mostra, Lucia Peruzzi, con i testi di Eraldo Antonini. Catalogo meritevole perché oltre ad illustrare le opere in mostra, nella prima parte, fa un'ampia introduzione alla storia della pittura di paesaggio in Italia con reminiscenze classiche a partire dal 600. E in particolare è molto interessante il capitolo dedicato al passaggio dalla pittura di paesaggio a una nuova natura, con i testi appunto di Eraldo Antonini, che evidenziano come anche l'arte del giardino, in particolare del cosiddetto giardino all'inglese, sia frutto, almeno sia stato influenzato, dalla pittura di paesaggio italiana. La galleria, collezione e archivio storico di Biper Banca a Modena danno appuntamento nel 2022 per un'altra tappa sul loro percorso di valorizzazione dell'arte del territorio e di apertura alla cittadinanza a Modena Antiquaria, in programma dal 5 al 13 febbraio.